Terse nasce dalle storie personali e professionali di un gruppo di giovani tecnici ambientali. La nostra formazione è passata attraverso l'università prima e il mondo del lavoro poi. Ciascuno di noi ha maturato esperienze intense, pluriennali, ma non durature, a causa del contesto socio-economico che conosciamo. Ma è anche grazie a questo che le nostre storie si sono incrociate. Erse nasce nel 2014 come associazione dei professionisti e nel 2016 si costituisce in cooperativa. Erse offre due tipi di servizi. Da una parte servizi di analisi e monitoraggio ambientali su vegetazione, flora e fauna, in ecosistemi d'acqua dolce, marini e terrestri, questi funzionali alla progettazione sostenibile. D'altra parte operiamo anche nel campo del turismo scientifico. Organizziamo infatti attività di citizen scientist. Offriamo cioè la possibilità di vivere una vera e propria esperienza di ricerca scientifica nelle aree naturali protette della Toscana settentrionale. Erse è una società cooperativa tra professionisti costituita da 5 soci in regime di partita IVA. I soci tutti insieme già ricoprono un'ampia gamma di competenze sia tecniche che manageriali, ma in ogni caso abbiamo voluto creare una rete di collaboratori, liberi professionisti, fidati, in modo da poter andare incontro alle esigenze del mercato e da offrire più servizi possibile. La cooperativa Erse è stata costituita grazie al progetto Coop Startup, avviato da Coop Fond con la partecipazione di Lega Coop Nazionale. Il progetto è finalizzato a favorire l'occupazione giovanile e lo sviluppo di idee innovative in settori considerati prioritari dall'Unione Europea. Coop Startup prevede non soltanto l'erogazione di fondi, che sono importantissime per la creazione di nuove società, ma è un vero e proprio programma di formazione, tutoraggio e accompagnamento per le nuove startup. La governance cooperativa di Erse si struttura su due organi, il consiglio di amministrazione e il comitato tecnico. Il consiglio di amministrazione si occupa della gestione dell'impresa e dello sviluppo del business. Il comitato tecnico invece organizza il lavoro assegnando ai soci i singoli incarichi a seconda di competenze, disponibilità e carichi di lavoro. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese, fa il punto della situazione e prende decisioni. Il comitato tecnico invece si confronta quasi quotidianamente per organizzare le attività sul campo e garantire il rispetto delle scadenze. Perché Erse è una cooperativa? Semplicemente perché il valore aggiunto dei servizi che noi vendiamo si basa su cose come la qualità, la multidisciplinarità, l'interazione fra esperti di diverse discipline che collaborano tra loro. La società cooperativa è la forma associativa che è più in linea con queste caratteristiche, perché è democratica, è mutualistica, è incentrata sulla persona e ha come obiettivo proprio quello di aumentare, far crescere, valorizzare e migliorare le condizioni lavorative del socio. La cooperativa comporta anche una serie di responsabilità, perché si tratta di gestire un'impresa. Però, in fin dei conti, questa cosa qui per noi è un valore aggiunto. Il principio cooperativo più caro ad Erse è il quinto: educazione, formazione e informazione. Secondo tale principio, le cooperative si impegnano ad educare e a formare i propri soci, in modo che questi siano in grado di contribuire con efficienza allo sviluppo delle proprie imprese. Noi soci, infatti, proprio in qualità di professionisti, in un settore molto tecnico e scientifico, non possiamo prescindere da un aggiornamento continuo delle conoscenze. Pertanto Erse ha esplicitamente destinato nel proprio business plan una parte delle risorse a corsi di formazione specifica, sia di tipo tecnico che manageriale.